Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, cari fratelli vescovi, cari sacerdoti e diaconi, consacrate, consacrati e seminaristi, cari operatori pastorali, fratelli e sorelle, buonasera. Sono felice di essere tra voi per vivere insieme a tanti giovani la Giornata Mondiale della Gioventù, ma anche per condividere il vostro cammino ecclesiale, le vostre fatiche e le vostre speranze. Ringrazio Monsignor José Ornelas Carvalho per le parole che mi ha rivolto. Desidero pregare con voi perché, come ha detto, possiamo diventare insieme ai giovani audaci nell'abbracciare il sogno di Dio e nel trovare vie per una partecipazione gioiosa, generosa e trasformatrice per la Chiesa e per l'umanità. E questo non è uno scherzo, è un vero programma. Mi sono immerso nella bellezza del vostro paese, terra di passaggio tra il passato e il futuro, luogo di antiche tradizioni e di grandi cambiamenti, impreziosito da valli rigogliose e da spiagge dorate, affacciate sulla sconfinata bellezza dell'oceano che costeggia il Portogallo. Questo mi riporta al contesto della prima chiamata dei discepoli, che Gesù chiamò sulle rive del mare di Galilea. Vorrei soffermarmi su questa chiamata, che evidenzia quanto abbiamo appena ascoltato nella lettura breve dei Vespri. Il Signore ci ha salvati e ci ha chiamati non in base alle nostre opere, ma secondo la sua grazia. Questo è accaduto nella vita dei primi discepoli, quando Gesù, passando, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù allora salì sulla barca di Simone e, dopo aver parlato alle folle, cambiò la vita di quei pescatori, invitandoli a prendere il largo e a gettare le reti. Notiamo subito un contrasto. Da una parte, i pescatori scendono dalla barca per lavare le reti, cioè per pulirle, conservarle bene e tornare a casa. Dall'altra parte, Gesù sale sulla barca e invita a gettare di nuovo le reti per la pesca. Risaltano le differenze. I discepoli scendono, Gesù sale. Loro vogliono conservare le reti, lui vuole che si gettino nuovamente in mare per la pesca. Anzitutto ci sono i pescatori che scendono dalla barca per lavare le reti. Questa è la scena che si presenta agli occhi di Gesù e lui si ferma proprio lì. Aveva da poco iniziato la sua predicazione nella sinagoga di Nazareth, ma i suoi compaesani lo avevano cacciato fuori dalla città e avevano persino cercato di ucciderlo. Allora egli esce dal luogo sacro e inizia a predicare la parola tra la gente, sulle strade, dove le donne e gli uomini del suo tempo faticano ogni giorno. A Cristo interessa portare la vicinanza di Dio, proprio nei luoghi e nelle situazioni in cui le persone vivono, lottano, sperano, talvolta stringendo tra le mani fallimenti e insuccessi, proprio come quei pescatori che nella notte non avevano preso nulla. Gesù guarda con tenerezza Simone e anche i suoi compagni, che stanchi e amareggiati lavano le loro reti, compiendo un gesto ripetitivo, automatico, ma anche pieno di fatica e di rassegnazione. Non restava loro che tornare a casa a mani vuote. A volte, nel nostro cammino ecclesiale, si può sperimentare una stanchezza simile. Stanchezza. Qualcuno
diceva, ho paura della stanchezza dei buoni. Stanchezza quando ci sembra di stringere tra le mani solo delle reti vuote. È un sentimento piuttosto diffuso nei paesi di antica tradizione cristiana, attraversati da molti cambiamenti sociali e culturali e sempre più segnati dal secolarismo, dall'indifferenza nei confronti di Dio e da un crescente distacco dalla pratica della fede. E qui c'è il pericolo che entri la mondanità. E ciò è spesso accentuato dalla delusione e dalla rabbia che alcuni nutrono nei confronti della Chiesa, talvolta per la nostra cattiva testimonianza e per gli scandali che ne hanno deturpato il volto e che chiamano a una purificazione umile e costante a partire dal grido di dolore delle vittime, sempre da accogliere e da ascoltare. Ma quando uno si sente scoraggiato, ognuno di voi deve pensare in che momento avete sentito questo scoraggiamento. Quando ci si sente scoraggiati, il rischio è quello di scendere dalla barca, restando impigliati nelle reti della rassegnazione e del pessimismo. Invece, dobbiamo avere fiducia nel Signore, che Lui continui a tenderci la mano. Dobbiamo portare al Signore le nostre fatiche, le nostre lacrime, per poi affrontare le situazioni pastorali e spirituali, confrontandoci fra noi con apertura di cuore, sperimentando insieme qualche nuova via da seguire. Quando siamo scoraggiati, coscienti o meno, dobbiamo rallegrarci dello zelo apostolico e possiamo trasformarci in funzionari. Quindi quando una persona che ha consacrato la sua vita a Dio si trasforma in un funzionario, in un mero amministratore delle cose, è molto triste. Infatti, appena i pescatori scendono dalla barca, lui li incoraggia subito a gettare le reti. In questo momento di scoraggiamento, lasciamo che Gesù salga sulla barca. C'è questa illusione di prendere tempo. Questo deve essere riconquistato come momento. Lui viene a cercarci nelle nostre solitudini, nelle nostre crisi, per aiutarci a ricominciare. La spiritualità di ricominciare, non abbiate paura. Questa è la vita. Cadere e rialzarsi, annoiarsi e poi ricevere di nuovo la gioia, accogliere, prendere la mano di Gesù. Anche oggi passa sulle rive dell'esistenza per risvegliare la speranza e dire anche a noi, come a Simone e agli altri, prendi il largo e gettate le reti per la pesca. Quando si perde l'illusione, escono mille giustificazioni per non gettare le reti, ma soprattutto questa rassegnazione amara, che è come un verme che ci corrode l'anima. Fratelli e sorelle, quello che viviamo è certamente un tempo difficile, lo sappiamo, ma il Signore oggi chiede a questa Chiesa: vuoi scendere dalla barca e sprofondare in questa delusione come questo verme che si annida nel nostro cuore, oppure vuoi farmi salire e permettere che sia ancora una volta la novità della mia parola a prendere in mano il timone? A te, sacerdote, consacrato, consacrata, vescovo,
Ti conforma solo con il passato. Vuoi solo conservare il passato che hai alle spalle, oppure gettare nuovamente con entusiasmo le reti per la pesca? Ecco cosa ci domanda il Signore, di risvegliare l'inquietudine per il Vangelo. Quando uno si abitua a tutto questo, la missione diventa una sorta di impiego. Questo è il momento di dare spazio a questa seconda chiamata di Gesù. Lui ci chiama sempre di nuovo, ci chiama per farci camminare, per ritrovarlo. Non abbiate paura di questa seconda chiamata di Gesù. Non è un'illusione. È che Lui che ritorna a bussare alla porta. E possiamo dire che questa è l'inquietudine buona, quando ci lasciamo sedurre dalla seconda chiamata di Gesù. Questa è l'inquietudine buona che l'immensità dell'oceano consegna a voi portoghesi. Spingersi oltre la riva, non per conquistare il mondo. Quindi siete qui non per pescare baccalà, ma per allietarlo con la consolazione e la gioia del Vangelo. In quest'ottica si possono leggere le parole di uno dei vostri grandi missionari, padre Antonio Vieira, chiamato Paiassù, padre grande. Egli diceva che Dio vi ha dato una piccola terra per nascere, ma facendovi affacciare sull'oceano vi ha dato il mondo intero per morire. Per nascere poca terra, per morire tutta la terra, per nascere Portogallo, per morire il mondo. Così diceva padre Vieira. Gettare di nuovo le reti e abbracciare il mondo con la speranza del Vangelo, a questo siamo chiamati. Non è tempo di sostare e arrendersi. Non è tempo di arrendersi, non è tempo di ormeggiare la barca a riva o di guardarsi indietro. Non dobbiamo fuggire questo tempo perché ci spaventa e rifugiarci in forme e stili del passato, no. Questo è il tempo di grazia che il Signore ci dà per avventurarci nel mare dell'evangelizzazione e della missione. Per fare questo, però, abbiamo anche bisogno di compiere delle scelte, di fare decisioni, e ne vorrei indicare tre di queste decisioni ispirate al Vangelo. In primo luogo, prendere il largo, questa magnanimità, non siate pusillanimi. Prendere il largo per gettare nuovamente le reti in mare. Bisogna lasciare la riva delle delusioni e dell'immobilismo, prendere distanze da quella tristezza dolciastra e da quel cinismo ironico che molte volte ci assalgono dinanzi alle difficoltà. Tristezza dolciastra e cinismo ironico. Dobbiamo riflettere su questo, fare un esame di coscienza. Quindi, recuperare un'illusione matura, quel che viene dai fallimenti o dalla noia, non è facile recuperare da questa illusione adulta. Bisogna farlo per passare dal disfattismo alla fede, come Simone, che pur avendo faticato a vuoto tutta la notte, dice: «Sulla tua parola getterò le reti». Ma per fidarsi ogni giorno del Signore e della sua parola, non bastano le parole, occorre molta preghiera. E qui farò una domanda, ma ognuno di voi risponde dentro di sé. Come prego io? Come un loro, bla 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 bla. Come un pappagallo, bla bla bla. O dormendo la siesta davanti al Oppure facendo un sonnellino davanti al Santissimo Sacramento perché non so come parlare al Signore? Come reso? Come io prego? Solo nell'adorazione. Solo nell'adorazione. Solo
solo davanti al Signore si ritrovano il gusto e la passione per l'evangelizzazione. Quindi questa è la preghiera dell'adorazione. È questo che abbiamo perso. Tutti i sacerdoti, vescovi, consacrati, consacrati, laici, dobbiamo recuperare, invece di rimanere in silenzio, questa arte del Signore. Madre Teresa, che era inserita in tante cose nella vita, non ha mai messo da parte l'adorazione, anche nei momenti in cui dubitava e si chiedeva se era tutto verità o no, il momento della notte oscura che ha vissuto anche lei, la Teresa di Gesù. Quindi nell'adorazione si supera la tentazione di portare avanti una pastorale della nostalgia e dei rimpianti. C'è un commento, c'era una suora che si lamentava di tutto e non so che nome avevano, ma hanno cambiato il nome di questa religiosa e l'hanno chiamata Suor Lamentela. Quante volte la nostra impotenza, le nostre delusioni le trasformiamo in lamentele. E quindi, lasciando questa lamentela, troviamo la forza di prendere il largo, senza ideologie, senza mondanità, la mondanità spirituale che genera il clericalismo. Il clericalismo non soltanto dei sacerdoti, perché i laici clericalizzati sono anche peggiori, questo clericalismo che ci rovina. E come diceva un grande maestro di spiritualità, questa mondanità spirituale che provoca il clericalismo è uno dei pericoli più grandi che possono succedere alla Chiesa, che possono colpire la Chiesa. Quindi queste difficoltà, prendere largo senza ideologia, senza modernità, animati da un unico desiderio, che il Vangelo arrivi a tutti, e avete tanti esempi su questa strada. E visto che siamo circondati dai giovani, mi piace ricordare un giovane di Lisbona, San João de Brito, un ragazzo di qui, che diversi secoli fa, fra tante difficoltà, partì per l'India e cominciò a parlare e a vestirsi allo stesso modo di chi incontrava pur di annunciare Gesù. Anche noi siamo chiamati a immergere le nostre reti nel tempo che viviamo, a dialogare con tutti, a rendere comprensibile il Vangelo, anche se per farlo possiamo correre il rischio di affrontare qualche tempesta, come i giovani che vengono qui da tutto il mondo per sfidare le onde giganti. Anche noi andiamo al largo senza paura, non temiamo di affrontare il mare aperto, perché in mezzo alla tempesta dei venti contrari ci viene incontro Gesù e ci dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Quante volte abbiamo vissuto questa esperienza? E uno si risponde dentro di sé, e se non abbiamo paura è perché qualcosa non è andato bene nella tempesta. È una seconda scelta, portare avanti insieme la pastorale, tutti insieme. Nel testo Gesù affida a Pietro il compito di prendere il largo, ma poi parla al plurale dicendo: gettate le reti. Pietro guida la barca, ma sulla barca ci sono tutti, e tutti sono chiamati a calare le reti, tutti. E quando prendono una grande quantità di pesci, non pensano di farcela da soli, non gestiscono il dono come possesso e proprietà privata, ma, come ci dice il Vangelo, fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Perché anche l'altra barca si poteva riempire di pesci. Ne riempirono due. Uno significa solitudine, chiusura.
pretesa di autosufficienza. Due significa relazione, la Chiesa è sinodale, è comunione, è aiuto reciproco, è cammino comune. A questo tende il sinodo in corso, che avrà il suo primo momento assembleare nel prossimo ottobre. Sulla barca della Chiesa ci deve essere spazio per tutti. Tutti i battezzati sono chiamati a salirvi e a gettare le reti, impegnandosi in prima persona nell'annuncio del Vangelo. E questa parola, tutti, tutti, questo è importante. Mi tocca molto il cuore quando devo dire, nei miei compiti apostolici, quel passaggio del Vangelo in cui vanno, non vanno alla festa di nozze del figlio quando tutto è pronto, e il Signore, il padrone della festa, dice: andate agli angoli delle strade, portate tutti, tutti quanti, sani, malati, bambini, anziani, buoni e peccatori, tutti. Che la Chiesa non sia una dogana dove si seleziona chi entra e chi no, tutti. Ognuno con la sua vita, con i suoi peccati, perché dobbiamo stare davanti a Dio come davanti alla vita, tutti. Non poniamo dogane alla Chiesa, tutti. È una grande sfida, specialmente nei contesti in cui i sacerdoti e i consacrati sono affaticati perché aumentano le esigenze pastorali e loro sono sempre di meno. A questa situazione però possiamo guardare come un'occasione per coinvolgere con slancio fraterno e con sana creatività pastorale i laici. Le reti dei primi discepoli allora diventano un'immagine della Chiesa, che è una rete di relazioni umane, spirituali e pastorali. Se non c'è dialogo, se non c'è corresponsabilità, se non c'è partecipazione, la Chiesa invecchia. Quindi abbiamo questi operatori pastorali che sembrano così padroni di certi settori e non della Chiesa. La Chiesa invecchia, lo vorrei dire così. Mai un vescovo senza il proprio presbiterio e il popolo di Dio. Mai un sacerdote senza i confratelli e tutti insieme come Chiesa, sacerdoti, religiose, religiosi e fedeli laici. Mai senza gli altri, mai senza il mondo. Senza mondanità, questo sì, ma non senza il mondo. Senza lo spirito del mondo, ma non senza il mondo. Nella Chiesa ci si aiuta, ci si sostiene a vicenda e siamo chiamati a diffondere anche fuori un clima di fraternità costruttivo. D'altronde, San Pietro scrive che siamo le pietre vive impiegate per la costruzione di un edificio spirituale. E vorrei aggiungere, voi fedeli portoghesi siete anche una calzada, voi siete le pietre pregiate di quel pavimento accogliente e splendente su cui il Vangelo ha bisogno di camminare. Neanche una pietra può mancare, altrimenti si nota subito. Ecco la Chiesa che con l'aiuto di Dio noi siamo chiamati a costruire. E infine, la terza scelta, diventare pescatori di uomini. Non abbiate paura. Questo non è fare proselitismo, questo è annunciare il Vangelo che provoca. Questa immagine di Gesù, cos'è bella essere pescatori di uomini. Gesù affida ai discepoli la missione di prendere il largo nel mare del mondo. Spesso nella Scrittura il mare è associato al luogo del male e delle potenze avverse che gli uomini non riescono a dominare. Perciò pescare persone e tirarle fuori dall'acqua significa aiutarle a risalire da dove sono sprofondate, salvarle dal male che rischia di farle affogare, risuscitarle da ogni forma di morte. Ma questo senza proselitismo, ma con amore. E uno dei segnali di alcuni movimenti ecclesiali che stanno andando male è questo proselitismo.
Quando un movimento ecclesiale o una diocesi o un vescovo, un sacerdote o una religiosa, un laico fanno proselitismo, questo non è cristiano. Il cristiano è invitare ad accogliere, aiutare, ma senza proselitismo. Il Vangelo, infatti, è un annuncio di vita nel mare della morte, è un annuncio di libertà nei gorghi della schiavitù, un annuncio di luce nell'abisso delle tenebre. Come afferma Sant'Ambrogio, gli strumenti della pesca apostolica sono come le reti. Infatti, le reti non fanno morire chi vi è preso, ma lo conservano in vita, lo traggono dagli abissi alla luce. Ci sono tante oscurità nella società di oggi, anche qui in Portogallo. Dovunque abbiamo la sensazione che sia venuto a mancare l'entusiasmo, che manchi il coraggio di sognare, che manchi la forza di affrontare le sfide e la fiducia nel futuro. E intanto navighiamo nelle incertezze, nella precarietà e soprattutto nella precarietà economica, nella povertà di amicizia sociale, nella mancanza di speranza. A noi come Chiesa è stato affidato il compito di immergerci nelle acque di questo mare, calando la rete del Vangelo, senza puntare il dito, senza accusare, ma portando alle persone del nostro tempo una proposta di vita nuova, quella di Gesù, portare l'accoglienza del Vangelo e invitare alla festa. E questo invitando una società multiculturale, porterà la vicinanza del Padre nelle situazioni di precariato e di povertà che crescono, soprattutto tra i giovani, portare l'amore di Cristo dove la famiglia è fragile e le relazioni sono ferite, trasmettere la gioia dello Spirito dove regnano demoralizzazione e fatalismo. Uno dei vostri poeti e scrittori ha scritto: per arrivare all'infinito, e credo che ci si possa arrivare, abbiamo bisogno di un porto, di uno soltanto, sicuro, e da lì partire verso l'indefinito. Sogniamo la Chiesa portoghese come un porto sicuro per chiunque affronta le traversate, i naufragi e le tempeste della vita. Cari fratelli e sorelle, tutti voi, laici, religiosi, religiose, sacerdoti, vescovi, tutti voi, a tutti voi, dico, non abbiate paura, gettate le reti, non viviate accusando chi è nel peccato e chi no, perché dovete sentire prima di tutto l'invito di Gesù, che invita al pentimento, e poi viene questa vicinanza di Gesù. Per favore, non convertite la Chiesa in una dogana. Da qui si entra, da qui entrano i giusti, quelli che sono sposati regolarmente, fuori tutti gli altri. No, la Chiesa non è questo. Giusti e peccatori, buoni e cattivi, tutti, tutti, tutti. E poi che il Signore ci aiuti a regolare questa questione, ma tutti. Vi ringrazio di cuore, fratelli e sorelle, per l'ascolto. Per quanto fate, vi ringrazio per tutto quello che fate, per il vostro esempio e soprattutto l'esempio nascosto e per la vostra costanza di alzarvi tutti i giorni per ricominciare o per continuare quello che avete cominciato. Come dite voi, molte grazie per quello che fate. E vi affido alla Madonna di Fatima, alla custodia dell'Angelo del Portogallo e alla protezione dei vostri grandi santi, specialmente qui a Lisbona, di Sant'Antonio, instancabile apostolo, Sant'Antonio di Padova. Predicatore ispirato.
ispirato predicatore, discepolo del Vangelo, attento ai mali della società e pieno di compassione per i poveri. Che Sant'Antonio interceda per voi e vi doni la gioia di una nuova pesca miracolosa. E poi raccontatemi. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.